te, a tutti ciurma e benvenuti a Giochini in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se per questo nuovo video riusciamo a raggiungere almeno i 40 like. Ed eccoci qua di ritorno, dopo che la scorsa volta abbiamo praticamente assistito alla rinascita, chiamiamola così, di Marcus, dopo aver vissuto momenti anche abbastanza angoscianti assieme a Kara e Delis. Per cui andiamo a continuare ragazzi, suppongo che adesso sarà il turno di Connor. Voglio proprio vedere come si svilupperà il tutto. Eccoci qua, 6 novembre 2038, le 9.56 del mattino. Ciao Connor, eccoci qua, ritrovati. Trova Amanda. Amanda, davvero Amanda, è lì nel parco. Se è lei quella figura gialla, direi che è là in fondo. Madonna, sto posto è meraviglioso, dai. Che figata, raga. Cioè, vi state a rendere conto di che posto è questo? Cioè, datemi un secondo per guardarmi intorno, perché è una cosa meravigliosa, assolutamente. Amanda, sei tu Amanda? Perché sono venuto a cercare Amanda? Non lo so. Ciao Amanda. E? Salve Amanda. Ok. Connor, che piacere vederti. Oh, un piacere anche per me, grazie. Complimenti Connor. Perché cosa? Trovare quel deviante non è stato facile. E hai condotto l'interrogatorio in maniera impeccabile. Sei stato davvero efficiente, Connor. E vai! Grazie, Amanda. Abbiamo chiesto alla polizia di darci il deviante per analizzarlo. Okay. Servirà a capire cos'è successo. Beh, quello che ci ha raccontato. L'interrogatorio mi è parso impegnativo. Effettivamente. Che ne pensi del deviante? È stato impegnativo. Io direi che è stato traumatizzato. Ho riscontrato alcuni disturbi causati dagli abusi del padrone. Quasi come se la programmazione originale fosse stata resettata. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? È un mio grande amico! È intrigante, direi. Lo ritengo irascibile e socialmente compromesso. Ma dai, intrigante io non lo ritenevo in maniera... Tuttavia, un buon detective. Ok, io non lo ritenevo in maniera negativa. Intrigante. Esatto. Sfortunatamente, bravo. Abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Sfortunatamente. Come pensi di approcciarti? Io direi adattamento. Mi adeguerò al suo carattere. Esatto, all'unico modo. Per il bene delle indagini sarebbe meglio evitare disguidi e cercare di assecondare la sua personalità. Perché adesso ti arrabbi? Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la Cyberlife abbia mai creato. Sì. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Esatto, bella. Dica. Presto, Connor. C'è poco tempo. E presto, nel senso di fare adesso, presto o in generale? Notizia recepita, Amanda. Grazie, è stato un vero piacere parlare con te. Ok, siamo alla stazione di polizia. Salve, signorina. Serve aiuto? Sì, mi serve. Devo vedere il tenente Anderson. Dov'è? Hai l'autorizzazione? Certo, lavoro con lui, scusa. Tieni. Te la invio col mio sguardo. Era anche non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Ok, grazie. Va bene, troviamo la scrivania allora del tenente Anderson. Ci sono altre cose che possiamo fare, sarebbe meglio guardare sempre bene, ragazzi, intorno a noi. Posso entrare? Uè, grazie ragazzi, è bello essere privilegiati. Quale sarà mai la sua scrivania? Ce ne sono tipo 10.000. Oh mio Dio, posso interagire con tutti? Ancora qui? Ammazza. Pensavo che il tuo incarico fosse finito. Ma è stato prolungato. Hank sarà molto felice di saperlo. Ovviamente, mi vuole un gran bene. Avevi ragione sull'androide. Che cosa? È stato calmo in cella tutta la notte. Hai visto? Quando io vi dico le cose. Lo trasferiranno oggi. Non mi ascolta mai nessuno. Per adesso non è giusto. Vabbè, questi che sono tipo agenti di polizia. Wow, fantastico.
Salve ragazzi. Ok, non è questa la sua scrivania, questa è poco ma sicuro. Allora è questa la sua scrivania, ragazzi, posso parlare con voi? Sembrerebbe di no. Con te posso parlare? Sembrerebbe di no. Ok, le sto controllando tutte le scrivanie. C'era una di queste, era questa parte o è quella forse più tipo disordinata o non lo so, una cosa del genere. Guardiamo i giornali perché a quanto pare fa parte delle varie scelte che ci sono, ragazzi, nello schema finale, insomma. Le tre leggi della genitorialità androide. What the fuck? Quando la Cyberlife introdusse i primi bambini androidi. Bene, 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 mettiamolo via. Volevo, sì, lasciarlo lì. Ok. Quindi esistono anche... Eccolo qua, ho trovato la scrivania. Dove mi sono fatto un fatti di tutti. Sa che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Siamo a posto. Grazie. Non posso stare mica qui tutto il giorno aspettando i suoi cavolacci. Non ho capito. Va bene, tanto noi siamo degli androidi, abbiamo una pazienza infinita, vero? Possiamo aspettare anche per sempre. Esplora il nuovo ufficio, ma sicuramente che lo esplorerò. Ci alziamo, Connor. Così diamo un po' uno sguardo in giro, che dici? Che dice il... che cavolo, incontra il deviante, scopri di più sul tenente Anderson. E possiamo anche esplorare la stazione di polizia, per cui direi che la prima cosa che faremo sarà proprio questa, esplorare la stazione di polizia. Il capitano Fowler non è disponibile, ok, sembra un tipo importante, infatti c'è il suo ufficio al di sopra di quello degli altri. Poi c'è l'area di ristoro, anche se effettivamente a noi non servirebbe bere un caffè, ma magari ci farebbe un po' di piacere. Oh, cazzo, ma guarda, il nostro amico detective di plastica è tornato in città. E complimenti per ieri sera, davvero impressionante. Grazie, grazie, lo so, lo so. Pensi che il sarcasmo mi provochi l'arità, davvero? Io direi di ignorare. Mi vuoi picchiare o che? Che vuoi fare? Tanto ormai sembra una moda. Un androide come te. Davvero, perché che sono unico nel mio genere. Rispondi, dai. RK-800. Sono un prototipo. Un prototipo? Alla faccia. Android detective. Quindi le macchine ci sostituiranno. Ah. È così? Dai, ehi, rivoltiamo sempre a portami pizza. Un caffè, coglione. Ma anche no, che sotto schiavo. Datti una mossa. Ma anche no. Mi dispiace, ma io prendo ordini solo dal tenente Anderson. Oh, oh. Se Hank ieri non si fosse intromesso, ti avrei fatto il culo per aver disobbedito a un umano. Stammi alla larga. La prossima volta non te la caverai così. Cioè, le minacce perché? Perché? Cioè, ragazzi, ma che veramente stiamo a di? Ma vaffanbello, vattelo a prendere. Sembra tu il caffè. Sembra che la Cyberlife abbia fornito un prototipo di androide detective alla polizia di Detroit. Sarò io! Sono in TV! Gli assistenti di androidi sono operativi da anni ormai, ma questo sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un ruolo attivo all'interno di un'indagine criminale. Ok. Abbiamo contattato la Cyberlife. Ovviamente Cyber dovevamo essere noi, ragazzi, cioè, non potevamo non essere noi, con è figo, doveva essere per forza lui, insomma. Allora, che altro posso fare? Ah, torna alla scrivania di Hank, non posso fare altro, davvero? Non posso più esplorare, tipo, la stazione di polizia? Fatemi dare uno sguardo, ragazzi. Vediamo, ah, ci sarà il nostro amico androide qua? Scusa, scusa, me ne vado, stai tranquillo. C'è il nostro amico, eccolo. Oh, ma che vuoi? Che ti ho detto? Ecco, un altro. Perché tutto sto odio? Ciao amico. Ti ricordi di me? Hai ancora fiducia? Loro mi distruggeranno. Io direi sincero. È probabile. Mi dispiace. Devono analizzare i tuoi biocomponenti per capire che cosa è successo. Mi dispiace essere così. C'è qualcosa che non mi hai detto.
Ho bisogno di saperlo prima che ti portino via. La scultura, no? Stiamo parlando di quello? La scultura che hai fatto. Potresti parlarmene? Non so se ho molta voglia di parlare. Sto per morire. Forse essere sinceri non era la cosa giusta in questo caso, però, cioè, raga, io ho preferito scegliere la strada della sincerità da subito, perché, cioè, perché mentire a sto punto? Non mi fanno fare altro? Porca miseria, mi sa che la scelta della sincerità non ha avuto i suoi frutti stavolta. Chi? Aprite la cella, presto! Oddio, perché? Oddio, perché? Oddio, perché? Oh! Oh, fammi entrare, spostati, no! Chiamerò la CyberLife per ripulire tutto. Niente, raga. Ce la siamo giocata male. Porca miseria, ladra. Non posso entrare? Perché non mi fa più guardare? Non posso fare niente? No, sembrerebbe di no. Tanto non ci permettono di entrare. Che cavolo. Detroit become you. Puttana. Stavo dicendo che magari non sempre, cioè, giocare sempre la stessa carta può avere conseguenze diverse. Quindi magari durante l'interrogatorio essere stati sinceri è servito. Ok, non possiamo entrare. Mentre in questo caso evidentemente la notizia definitiva della distruzione lo ha fatto svalvolare. Quindi non ci ha detto più niente praticamente. Il tizio è rimasto sconvolto. Oh! Piacere di rivederlo. No, volevo vedere la sua scrivania, cavolo. Hank! Felici. Nel mio ufficio. Sì, ma c'è bisogno di essere così arrabbiati. Ah, ok, posso ancora esplorare la sua scrivania, ma l'esploro subito, assolutamente. Così possiamo capire un po' di più su questo tenente Anderson. Vai. Madonna. Heavy dark metal, madonna, ma che musica ascolti? Musica pesante, che altro posso vedere? Analizza, Connor. Ah, mizzica, 8 elementi da analizzare, e ciao. Berretto pallacanestro di Detroit, perfetto. Ci dice pure di che materiale è fatto, aspetta. Che altro possiamo analizzare? Slogan anti-androidi. Oh merda, perché gliel'hanno affidato proprio a lui l'android? Non ci posso credere. Questo? Fiammiferi, provenienza bla 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 bla, è tutto quello che c'è. Questi sono i donuts che saranno tipo marci. Addirittura le calorie, ragazzi, grassi saturi, non ci posso credere. Il caffè? Freddo, ovviamente ha tracce di caffeina. Questa roba qua cos'è? Un bonsai marcio? Acero giapponese, ok. Che ci manca? Facciamo attenzione. Questa cosa pure dobbiamo analizzarla. Il detective Anderson viene promosso a tenente. Nuovo record di sequestri di Red Eyes a Detroit. Ok, quindi cioè ha lavorato contro la droga, credo, una roba del genere. Che altro ci manca? Oh, che seriamente questa? Wow, squadra di intervento Red Eyes 2027, unità pluridipartimentale. Fantastico, la sedia, oh mio Dio. Pelo di cane, San Bernardo, no, c'è un cane. Che carino. Tenente Anderson era un agente decorato. Ok, che cosa gli sarà mai successo? Perché passa la sua vita dentro al bar a bere, ubriacarsi? Volevo parlare con questo tizio, effettivamente, che è rimasto assolutamente sconvolto da quello che è appena successo, ma a quanto pare non possiamo. Ci faranno entrare qua? C'ho i miei dubbi, sinceramente. Forse sì. Oh Gesù, aspettate ragazzi. Possiamo entrare? Scusate, non
Si calmi, Tarantella. Il mio telefono. Tutti sono oberati. Credo che tu sia perfettamente adatto a questo tipo di indagine. Stronzate! La verità è che nessuno vuole indagare su questi androidi e così devo pensarci io. La CyberLife ha mandato il suo androide per questo caso. Sì, sono io. È un prototipo molto avanzato e sarà il tuo partner. Sì, no, saremo amici. Non mi serve un partner, men che meno questo idiota di plastica. Stai cominciando davvero a farmi incazzare. Sei un tenente di polizia, tenuto a fare quello che ti dico e a chiudere quella cazzo di bocca. Sai quante cazzo di cose avrei da dirti? Ok, ok. Allora farò finta di non aver sentito niente, così non dovrò aggiungere pagine al tuo dossier disciplinare che già sembra un romanzo. La conversazione è finita. Ok, quindi è stato deciso, Per Dio santo, perché vuoi fare questo? Odio questi cosi del cazzo. Perché mi fai questo? Proprio perché li odi, forse. Ne ho abbastanza dei tuoi capricci. O fai il tuo lavoro o consegni il distintivo. E adesso, se vuoi scusarmi, ho del lavoro da fare. C'è aria tesa in questo preciso istante. Siamo partners, Anderson. Mi chiedo se il tenente Anderson sia la persona più indicata per questa indagine. Ecco, mo' dice male pure a noi. Non mi serve una macchina che mi dica cosa fare con i miei uomini. Adesso vattene fuori dal mio ufficio. Buona giornata. Ok. Ci tratta di merda, noi lo salutiamo pure amichevolmente. Ok, ragazzone, stai tranquillo, me ne vado. Torno dal tenente Anderson che già mi odia abbastanza. Contatta Hank. E qua Hank, perché dovrei contattarlo? Hank, c'è un'opzione, ragazzi, che non si è sbloccata e vorrei capire perché. A questo punto non so se potremmo fare qualche altra cosa. Vabbè, niente, ci attacchiamo, non ci posso fare niente. Comprensivo, penso che sia inutile, ragazzi. Proviamo pragmatico. Ascolti, capisco di non piacerle, ma dovremo lavorare insieme. Proviamo entrambi a fare uno sforzo. Manco a me mi piaci tu, come no? Vedi, quante opzioni non mi si sono sbloccate, porca vacca. Direi colleghi. Ora che siamo colleghi, sarebbe opportuno conoscerci. Non si arrabbia di nuovo. Dai, non fare il difficile, che possiamo diventare amici. Oddio, non è che se la prende se gli dico che ho guardato la sua scrivania. Bisogna prenderlo con le pinze, sto Hank, ragazzi, per cui direi positivo. In ogni caso, voglio dirle che sono felice di lavorare. Esatto. Io ti adoro, Hank. Ah, niente, tanto la scrivania ci sta comunque, quindi. C'è una scrivania che possa usare. Ah, ok, non si riferiva alla sua la sua scrivania. Giusto quella di fronte alla tua, ma che carini, saremo dei colleghi tenerissimi. Analizza e poi sulla devianza, ok. Minchia, mi può entrare una ciglia nell'occhio mentre sto giocando? Subito, che non sei felice, sono felicissima. Oh, siamo seduti uno di fronte all'altro, diventeremo amici per la pelle, mangeremo i donuts insieme, ci faremo la doccia insieme. Ah, ho visto che hai dei peli di cane sulla tua sedia. Lei ha un cane, vero? Non è che se la prende. Tu come lo sai? Peli di cane sulla sedia. Adoro i cani. Davvero? Come si chiama il suo? Secondo te? Come potrei saperlo? Sumo. Si chiama Sumo. Oh, ragazzi, quando si tocca argomento animali, le persone sempre si sciolgono comunque. Direi di non toccare l'argomento odio per gli androidi, a meno che non sia necessario. Per cui direi musica. Ascolta i Knights of the Black Death. A me piace quel genere. Sì, guarda caso. Di energia. Così ti piace l'heavy metal? Ecco, esatto. A dire il vero non ascolto tanta musica. Ah. Ma vorrei farlo. Ok, ragazzi, stiamo superando mano a mano la barriera di odio che c'è fra di noi. Pallacanestro, andiamo a vedere le partite insieme. Hai visto quei campioni? Denton Carter ha segnato il 53% dei punti con tiri da tre. Ha visto la partita? La stavo giusto guardando al bar ieri sera. Ah, mi ha sorriso, quello era un sorriso. Perché? Perché si è abbassato? Perché? No, dimmi. Odio per gli androidi, dai! Dobbiamo affrontare questi enormi massi fra di noi, Hank. A molte persone non piace avere androidi intorno. Lei è una di quelle. C'è una ragione per cui mi disprezza così tanto? Gli androidi gli avranno fatto qualcosa, sì, ragazzi, probabilmente. Ce n'è una.
che non mi dirà. E niente. Cioè, ero riuscita a sollevare un pochettino il suo umore, la sua fiducia è già andata. Fowler. Conosce da molto il capitano Fowler? Fowler, quello che sì, è. Sì, da troppo. E ci odiamo da troppo tempo. Orario? Mi chiedevo, lei arriva sempre in ufficio a quest'ora? Un po' rifatti tuoi. Arrivo quando arrivo. Lo sapevo. Basta rompere le palle, ok? Ok, Hank, l'hai detto. E iniziamo a lavorare. Se ha qualche fascicolo sui devianti, vorrei dargli un'occhiata. Il computer è sulla scrivania, quindi arrangiati. Ok, Hank. Grazie, Hank, per la tua cordialità, Hank. Accediamo. Wow! Madonna. Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Allora, vittima Gordon Lopez, bla bla bla. Il denunciato dichiara di aver lasciato il proprio androide a casa come ogni giorno per andare al lavoro. Al suo rientro l'androide era scomparso. Nessuna traccia di effrazione. L'androide potrebbe aver abbandonato l'abitazione senza ricevere il relativo ordine. Ok. Aggressione. Il denunciante afferma di essere stato attaccato da un androide modello bla 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 che lavorava come cameriere presso il ristorante Fast Canny Dogs. Denunciante afferma di aver subito un tentativo di strangolamento da parte del suddetto androide. L'androide è attualmente a piede libero. Aggressione. Il denunciante afferma di essere stato attaccato dal suo androide. L'androide ha messo la casa al suo quadro prima di lasciare l'abitazione. Madonna, ragazzi, oh. Il denunciante, direttore dell'Eden Club, ha segnalato l'inspiegabile scomparsa di un androide di piacere. L'androide scomparso dopo aver accompagnato a casa un cliente non è più tornato. Analizziamo tutti i file o ce ne sono ancora. Tentato omicidio. Marcus. Leo Manfred è stato rinvenuto privo di sensi nell'abitazione del padre Carl Manfred. Quest'ultimo dichiara di aver assistito a una lite tra il figlio e l'androide di casa. Si suppone che l'androide sia un prototipo e che sia stato distrutto dagli agenti intervenuti sul posto. Peccato che non sappiano che Marcus si è rigenerato dalle sue ceneri. Che altro? Cara, il corpo della vittima è stato rinvenuto da un amico passato per salutare. C'è un amico, Todd? Ha chiamato subito il 911. La squadra d'emergenza ha attribuito la morte a una ferita d'arma da fuoco. Il suo androide non è stato trovato sulla scena ed è il sospettato principale, ovviamente. Diamo la colpa agli androidi, ok. Non si può andare più giù, ragazzi. Analizziamo tutti i file. Ecco fatto. 243 casi. Madonna. Il primo risale a 9 mesi fa. Sono tanti, È partito da Detroit, poi ha coinvolto tutto il paese. Ah. Una X-400 ha assassinato un umano cara. La scorsa notte. Potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine. Perché è proprio cara? Perché le loro vite si devono incrociare prima o poi. Questo mi stare dicendo. Dai, su, alza le chiappe, dai. Non fare finto tonto. Professionale. So bene che non ha scelto lei quest'indagine, tenente. Ma conto sulla sua professionalità. Perché non vai a fare in culo? Ma perché tutta questa aggressività nei miei confronti? Perché? È determinato, meglio non minacciarlo, ragazzi, eh. Che gesti. Mi hanno assegnato questa missione, tenente. Non sono qui per aspettare che abbia voglia di lavorare. Oh, adesso mi picchia. Senti, stronzo. Se fosse per me, vi butterei in un cassonetto e gli darei fuoco. Quindi non rompermi le palle. O potresti finire male. Tenente, scusi se la disturbo. Ho delle informazioni sulla X-400 che ha ucciso l'uomo ieri sera. È stato visto nel distretto di Rivendell. D'accordo. Ok. Sì, però, cioè, Hank, il nostro rapporto non può continuare così, Dovremmo volerci bene prima o poi. Oh, io mi sto tanto a sforzare. Ok, completata all'84%, ma pensavo peggio. Hank ha una pista, o c'era un'altra opzione come opzione finale, ma... ok, aspettate. Per quanto riguardava trovare Amanda, bla bla bla, c'erano altre due cose che avrei potuto trovare che non ho trovato. Ok, ho saltato un'altra roba e poi niente, siamo arrivati fino a qui. Andiamo avanti, ragazzi, sono troppo curiosa. Ok, è sempre il 6 novembre, le 10:25 e siamo ovviamente dove sono Cara e Alice.
Oddio, speriamo non ci trovino. Cambia aspetto, oddio. Per evitare di farci riconoscere, ovviamente, dobbiamo cambiare i nostri vestiti e tagliarci i capelli, da quello che ho letto. Andiamo, cara. Dove me li taglio i capelli? Alice, non ti muovere da qua, eh. Continua a dormire, per carità. Ok. E dove dovrei fare tutto questo? Esplora l'area, ispeziona che? Il quartiere. Quindi ispeziona il quartiere e poi dobbiamo cambiare aspetto. Per cui, morte agli androidi. Ah, Gesù, qua che abbiamo? Ah, pizzica. Oddio, l'han bruciato vivo, ragazzi. Vivo, cioè, l'han bruciato acceso, ecco, diciamo così. Va bene, va bene. Questo... Ah, giornale che dice? Apre il primo zoo androide, davvero? Con specie esotiche che si sono estinte negli ultimi 30 anni, tartarughe liuto, orsi polari, gorilla di montagna, elefanti africani e varie specie di tigre saranno tra le attrazioni più importanti. Mamma mia, ragazzi, eh. Il Canada è ancora un paese senza androidi. Va bene, tanto gli androidi arriveranno pure lì prima o poi. Allora, qua non posso fare niente. Qua che cosa abbiamo? Un paio di forbici, è quello che mi serve per tagliarmi i capelli, anche se qua diceva prima di esplorare il quartiere. Vabbè, tanto dobbiamo ancora cambiarci i vestiti, per cui... Oddio, ragazzi, è il momento di tagliarli! Ok. Mi taglierai un po' alla cavolo dei cane. Oh! Oh mio Dio! Biondi, bianchi, neri... Oh, Gesù, possiamo pure scegliere il colore. Dio no, bianchi, direi bianchi, così sembriamo un po' più belli. Ah, minchia, pure marroni, fatemi vedere, c'è la possibilità di scegliere per fortuna. Non lo so, non mi convince molto. Ecco, gli unici capelli con cui mi convince sono questi qua biondi, per cui direi che la lascio così, ragazzi, eh. Ecco fatto, tac, minchia che figata, possiamo pure scegliere il colore dei nostri capelli. Oh, se lo sto togliendo, oddio, come Marcus. Come ha fatto Marcus? Oh mio Dio! Beh, ovviamente è per non sembrare un androide. E ciao! Il LED è andato, quindi c'è sta poco da fare, insomma. Trova nuovi vestiti, direi che forse è il caso di uscire. Il piede di porco, ci può servire a qualcosa? No, avevamo trovato un piede di porco noi. No, vabbè, tanto non mi lascia prenderlo, niente. Vorrei dire che andremo fuori. Possiamo uscire senza che nessuno ci veda? Un po' difficile, passano di continuo perso... Oh, merda. Che culo. Mi sa che la questione di esplorare il quartiere rimane a quando mi sarò cambiato i vestiti, almeno. Apri. Ah, ci sarà qualcosa qui dentro? Vediamo. Apriti, sesamo, coraggio! Niente da fare. Se non attrezzo per forzare il bagagliaio, attrezzo che ovviamente abbiamo qua di fianco, già disponibile per fortuna. Giusto un piede di porco, prendilo pure, cara. Non mi fermerà nessuno. Lo forzerò questo bagagliaio, lo forzerò e di sicuro ci troverò dei vestiti, perché se no non possiamo uscire. Ecco fatto, facilissimo, semplicissimo, rapido e indolore. Ecco qua, ovviamente. Beh, almeno possiamo metterlo sopra la nostra divisa da androide, insomma. Ecco fatto. Così sembra umana, almeno. Perfetto, probabilmente adesso potremo uscire. Speriamo bene. Possiamo uscire o no? No, ma seriamente. Ah, sveglia Alice, ok. Quindi esplora il quartiere, me lo son giocato, praticamente. Questo mi è stato a D? Non lo so, perché prima c'era l'opzione, adesso già non c'è più. Alice, lo so che tiro un po' le scatole, che forse vorresti dormire ancora in quest'auto ammuffita, ma dobbiamo andarcene. Alice! Alice! Alice. Sveglia! Alice. E ti piaccio così? Ti allora, piacciono i miei capelli? È stato un incubo. No.
No, tesoro, no. No. No, non era un incubo. Ho ammazzato davvero tuo padre. Come ti senti? Ho freddo. Oh, tesoro, lo so. Speriamo che non sia male, ragazzi. E adesso cosa facciamo? Dovremmo andarci. L'androide che abbiamo visto ieri mi ha dato un indirizzo. Potremmo cercare aiuto là. Ah, ok. Il treno passa dall'altra parte della strada. La stazione sarà vicina. Ok. Te la senti di camminare? Andiamo. Non ha risposto, però. Te la senti? Non te la senti? Non ha risposto. Vabbè, andiamo. Questa piccola c'ha i vestiti, cioè... Così sei più bella. Grazie, tesoro. Cioè, vestiti... Adesso sembri davvero... Fradici da ieri sera. Lo so, tesoro, lo so. Grazie per il tuo grosso complimento. Sei veramente gentilissima, tenerissima. Sei un amore, proprio un amore. Dai. Spero il poliziotto se ne sia andato. Merda. Sono già qua. Per ora è tutto. Può andare. Ci sono anche Connor, ragazzi. Oddio, oddio, oddio. Ci sono degli agenti nel quartiere. Magari qualcuno ha visto qualcosa. Ok, fammi sapere che cosa trovano. Cosa ci vuoi fare? Non ne ho idea. Niente, lasciatelo in pace, eh. Che già l'ho perseguitata abbastanza. Ha preso il primo autobus possibile e ha raggiunto il capolinea. Che era qui. Decisione non pianificata, ma dettata dalla paura. Ok. Gli androidi non hanno paura. I devianti sì. Sono sopraffatti dalle emozioni e agiscono in modo irrazionale. Ok. Questo non ci dice dove sia finita. Beh, se è qua intorno... Non aveva un piano e non sapeva dove andare. Non è andata lontano. Già. Si sarà arrangiata qua nelle vicinanze. No, non credi, Hank? Non mi dai ragione. Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Ok, ok, ok. Momento di panico, ragazzi. Raggiungi la stazione. Oddio, se ci vedono, se ci vedono. Oh, merda. Evita i poliziotti. Ah! Momento ansia, momento ansia. Tieni premuto R2 per vedere i pericoli della... i pericoli e la tua destinazione. Ok, la destinazione è di là, ragazzi. Pericoli, ok, ce n'è uno là, suppongo. No, nasconditi. Possiamo nasconderci, oddio, oddio, oddio. Ok, 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 fa attenzione. Ok, livello di pericolo si è abbassato, per fortuna. È ancora verde, oh merda. Cioè, c'è un poliziotto qua, muoviti Alice. Fai finta di niente, per favore, eh. Madonna. Panico. Ok, siamo vicini, ragazzi, siamo vicini. Facciamo attenzione. Ah, lì c'è un poliziotto, l'ho visto. Lì c'è un poliziotto, l'ho visto. Nascondiamoci. Ok, ok. Oh! Oddio, meno male. Dai, 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 dai. Minchia, ho visto, è salito vertiginosamente. Ho preso un infarto. Ok, direi di attraversare la strada, tesoro. Che ne dici? Che qua ci guardano tutti, porca paletta. Oh merda. Eccolo là. Sì, ma che palle. Oddio, ci stanno avvenendo giusto incontro. Dobbiamo e attraversare. Minchia, ma cioè, no, scusa. No, scusa, cioè. Oh, ma sono dovunque. Ma sono loro. Ehi, hey, polizia. Ma no, dai. Era impossibile. Si sono diretti alla stazione. Ecco qua. No! Oh, oddio, Connor, che insegue, insegue! Sì, però Connor, corri! Oh, ma perché si ferma? Oddio, oddio, figata, raga! Figata allucinante, oddio! Non credo che le prenderà, o forse sì. Bellissimo, cavolo! Oh! Sono laggiù! Ok, ok, ok! Oh, Gesù! Stanno scappando, Connor! Corri, Connor! Io non so per chi fare il tifo, sinceramente. Ecco, adesso l'ha vista in faccia. Non sparate, ci serve viva! Ora a me l'ha vista in faccia, ragazzi, quindi sa come si è camuffata, praticamente. Oh, merda.
figata. Oh merda, è da pazzi. È da pazzi. Ah! Oddio Cristo. Oddio Cristo. Ok, ok, ok. Qua. Qua. Oddio, 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 oddio. No. Oddio. Ehi, hey, dove vai? Non le lascio scappare. Non lo faranno. No, Connor, no. Ti posso permetterlo? In questo modo no. Ti farei ammazzare. Non inseguirle, questo è un ordine. No, rinuncia, raga. Non posso rischiare di perdere Connor. Perché non si mai sbaglio una cosa e mi muore, ragazzi. Ci rimango di merda. L'avevo spinta sulla levetta. Pingo! Aspetta! Oddio! Su! Oh! Aspetta! Grazie, cavolo! Ciao! Stai bene? Oh, mi dispiace, piccola, era l'unico modo. Minchia, meno male siamo uscite tutte e due vive. Andiamo via. Cioè, io vi chiedo scusa perché avrei potuto farlo andare, Connor, ma... Cioè, dopo quello che è successo, nel senso che può succedere qualsiasi cosa, ho paura di fare qualsiasi cosa... Perché temo che mi muoiano. Possibilità. Anzi, oddio, minchia. Anzi, altre due. Avremmo... No, non credo che Connor possa diventare un deviante. O forse sì. Perché avremmo disubbidito all'ordine che ci ha dato Hank comunque. Ci sono anche altre possibilità che non sono quella di andare sull'autostrada, sembrerebbe. Arrivi alla recinzione in tempo. Oddio, Connor insegue Kara. Cioè, oh... Cioè, ma ragazzi, ma vi siete rendendo conto di quante possibilità ci sono? Oh, una cosa pazzesca. Pazzesca questa. Senza parole anche oggi, ragazzi, veramente. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un pedoscio a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.